Quando tocco un reperto, quando diciamo, sì, comincio a lavorarci, lo tocco, chiaramente lo faccio con estrema delicatezza, ma anche con tanto rispetto. Quel che di solito mi ripeto o quasi lo dico al reperto è che lo sto facendo per raccontarla la sua storia, in realtà per raccontare la loro storia, soprattutto quando sono elmi o oggetti personali. I rostri continuano ad essere degli oggetti rarissimi. Quindi penso che al mondo, al momento, se ne conosceranno meno di 30 e di questi 30, 25 sono stati ritrovati qui. Quindi trovare un rostro e recuperarlo continua a essere un qualcosa di molto emozionante, di unico. Quando mi ritrovo davanti a un rostro sott'acqua, diciamo, la prima cosa che provo a fare è vedere se ha delle decorazioni evidenti, quindi comunque, malgrado, diciamo, c'è concentrazione su quel che devo fare, però lo stesso la curiosità è tanta e quindi cerco di capire se è romano, se è cartaginese, di quale tipo è, se ha decorazioni o altro. Uno dei rostri che abbiamo appena recuperato, per esempio, aveva all'esterno delle concrezioni le due lettere QP. Ed è probabilmente il gemello di uno dei rostri che sono qui al museo. Gemello significa che sia della stessa serie, sia dello stesso programma di costruzione navale, quindi di una flotta costruita in un unico anno, in un unico programma, ma anche probabilmente nello stesso cantiere. Il tempo sott'acqua passa sempre troppo velocemente, in decompressione no, ma sul fondo i minuti trascorrono quasi sempre troppo rapidamente. Un po' nel cervello, un po' verificando poi con lo strumento, lo scandire del tempo è importantissimo. Quindi, diciamo, il tempo che si può dedicare a verificare se ci sono iscrizioni o che tipo di rostro sia, sono i 3 minuti, 4 minuti, poi sai che devi fare altro. Il rostro era sepolto quasi completamente, era sepolto per il 90%, quindi l'abbiamo dovuto scavare per più di un paio d'ore. Figura della Vittoria Alata è probabilmente applicata e sporgente completamente, in particolare una gamba. E poi quando era il momento di recuperarlo l'abbiamo imbragato con un fascione da sollevamento che avrebbe rischiato di danneggiarlo. E per fortuna Piero, uno dei ragazzi che è sempre presente nelle operazioni, si è accorto di questa caratteristica del rostro. Ha insistito perché togliessimo quel fascione e utilizzassimo invece una rete da recupero per non rischiare di rovinarlo, il che ci ha comportato dell'ulteriore lavoro, ma poi una volta portato in superficie, diciamo, abbiamo ringraziato il cielo di aver fatto così perché lo avremmo rovinato sicuramente, o quasi sicuramente.